Si avvicina la resa dei conti in Fratelli d'Italia. 9 esponenti del partito in provincia di Avellino dovrebbero comparire il prossimo 28 ottobre davanti alla Commissione Nazionale di Garanzia. Io ritengo di non aver nulla di incompatibile con i valori dei Fratelli d'Italia, avendoli tra l'altro rappresentati e testimoniati per anni personalmente con grande sacrificio, in particolare quando Fratelli d'Italia non era un partito del 30% al governo della nazione, ma era un partito del 3% dal quale praticamente fuggivano tutti e quando altri militavano in ben altri partiti. È più appagante cercare di mandare via chi con coerenza ha sempre militato a destra che cercare di modificare gli assetti istituzionali irpini. In realtà in questo momento si vuole semplicemente eliminare il dissenso, che invece è l'anima della democrazia. Ma qualora la commissione di disciplina, tra l'altro in maniera difforme dal regolamento che prevede che ci sia prima un grado di giudizio provinciale e poi si vada davanti alla commissione nazionale, quindi anche in maniera abnorme si toglie un grado di giudizio, dovesse individuare comportamenti scorretti, beh, a quel punto ci sta sempre la soluzione dell'attivare un'azione davanti al giudice ordinario e poi ci sarà il giudice ordinario che ci dirà effettivamente quali sono le caratteristiche per poter stare o meno dentro questo partito.